Guys, I'm coming. Abbiamo una novella, ok? Ciao. Allora, ok. Faccio così. Allora, è finito. Ok. Poi mi risalvo e posso uscire. Ok, grazie. Mi sentite, ragazzi? Non so se mi sentono. Connessione audio in corso. Forse non mi sentono. Mi sentite? No. Sentono. Mi sentite? Sì! Oh, okay. Sì! Buonasera, gente. Anche buonasera. Si sta editando, tutto solo Aidana, io già sei lei, ma te sei sempre a dormire. Beata te. Hello. Hello. Ho detto beata te, che sei sempre sul letto. Sì, sono andata al lavoro ieri notte. Sono ah, lavori di notte? Uh-huh. Oh, mamma mia. Non è facile. No. Con i bambini non riesco a dormire. Bene. Ah, il giorno non riesci a dormire? No, con i bambini, con me. Uno 4 anni, l'altro 9 anni. Questo di 4 no, 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 anni no, 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 non... aspetta. No, 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 no. Te avresti un figlio da 9 anni. Due figli. Uno di 9 anni e un altro di 4 anni. E te saresti così giovane? Non sono giovane, però nell'età no. No, no. Aspetta, anche Admi here don't they confuse. Ha detto c'ha un figlio di 9 anni, ne ha un altro di 4 anni. 4 anni. Eh? Non lo possiamo chiedere. Sì, si può, ho 37 anni. Ah, ne ha 37. Oh. Mm-hmm. Ma te li porti molto strabene. Grazie. Grazie. Almeno è sconvolto. Allora, ragazzi, come state? A parte Anti-Edit che non riesce a dormire di giorno. Come state, ragazzi? Ma di solito la gente dice che sembra che io abbia meno anni di quanto ne dimostri. Però te tu mi batti alla grande. 26 o 27, no? No, 29. Ah, ok. Visto? 29. Ma noi di colore non si vede l'età, non si vede così. No, alcuni si vede. No, alcuni si vedono gli anni, si vedono. Dipende anche dal fisico, sai? Dipende tanto anche dal fisico. Qualcun altro deve parlare oltre a Sista Edit? Che vi vergognate? Cos'è? Si vergognano a parlare? Loro dicono è meglio Zoom, poi alla fine si vergognano. Chi altro mi parla? Mi sentite? Sì. Chi è che ha parlato? Come ti chiami, scusa? È sista Richie? Richie. Come stai? Io sto bene, grazie. Te dove abiti, se posso chiedere? È tua figlia? Sì, è mia figlia. Mm-hmm. Wow. Però non parla italiano. È nata in Italia, in Italy. Anche mio fratello, mio figlio, però loro non parlano italiano. Perché? Non vanno a scuola? Sì, no, io vivo in Inghilterra, però quando loro erano piccola sono trasferita qui in Inghilterra. Ah,
ok, ok. È da 5 anni che sono qui. E comunque vuoi continuare a parlare italiano? Allora ti piace proprio l'Italia? No. I just like what you're doing, so that's why I'm following you. Thank you so much. Thank you. Chi altro ci parla? Gross Jude, come stai? Buonasera. Come stai? Io bene, grazie. Tu? Bene, grazie. Da dove ci parli? Da dove ci parli? Si sta. Chi è che sta parlando? Pronto? Sparita. È sparita. Avanti, è sparita. Allora, ragazzi, parliamo di quello che abbiamo fatto l'ultima volta su YouTube, no? Dove abbiamo parlato dei nostri parenti, anzi, dettami se tu dei fast aspect. Allora, oggi parliamo di quello di cui... now you gross Fidelis, now you write for Facebook just now, okay. Welcome here to Zoom. Ok, parliamo dei parenti. Cosa si è detto? If I talk, bros, now with you just now, I do casino, I go see an amigo talk for English, I go see they talk for Italo. Don't mind. Ok, se io dovessi dire, no, nipote, cos'è nipote? Cousin. No. Ok, cousin, scusate. Grandchildren. Yes. Poi, if you guys are on that one, they use nipote. Your uncle. No, nephew. Your nephew. Ciao, come stai? Bene, sono coppia adesso. Perché? Why so Why? You have Zoom on your phone as an app? Yes. I don't know why. You are supposed to like... If you click on the link, it's supposed to take you there. Try again, please. Yeah, the link does not even ask for anything. It just take you directly to you. Unless they told me, unless the person is not using, what's that? Unless the person does not have Zoom app. That's the only way it will give you stress. Okay. Abbiamo detto nipote. Nipote si è detto. Nipote, if you be grand, if you talk children. About grandchildren, nipote be one. Nipote, maybe nipote. More than one. Okay. If you talk about like grandchildren, or if you see talk about like cousin nephew. And nephew. No. Cousin and cousin. Cugini. Cugino, see? Okay. Nipote, if you be or your nephew or your niece. Okay. Capito? What about your father's children? Your father's brother children? Your father. Your father brother. Who is your father? Okay, your... Which is your uncle's children? Your uncle's children should be your nephews or your niece, right? You should be cousin. Yeah. Uncle's children should be cousin. Cousin? Your uncle's children. Wait. You are confusing me. Wait. No, not uncle. Your brother's children. Not uncle. Your brother's children are your nephews and your nieces. Yeah. Uncle is a father's children. Brother or mother's brother. Like, yes. So the like children, their children should be are what? Your cousin. No, what I'm trying to say now, for instance, I'll say my father, brother. Children, you understand what I'm saying? Your Which father, is your father's
your father's brother is your uncle. Your father's brother's children are your cousins. Cousins, yes. Yes. Cousins. Yes. We are cousins. Yes, we are cousins. Mr. Me confundendo. I'm going to say, wait, father, brother. Yes, yes, it's cousin. You guys are cousins. So in Italy is Cugini. Cugini means cousins. Mm-hmm. But if you are referring to woman cousin, you can be Cugina. If not man, you can be Cugino. Cugino. Masculine, feminine. Mm-hmm. If you're referring to woman, nah, they always they finish with a. Okay. Poi si detto. How do you talk, step sister? God, no. Step sister. Mona think. Mona just talk immediately. Just think. Step sister. Patrino. No. No man. Patrigno na stepdad. Stepdad, yeah. Patrigno. Nuora is your daughter-in-law. Daughter-in-law. Sorellona. No, Sorellona. You know what it means, Sorellona, na your senior sister. Your elder sister, na be your Sorellona. Yeah. No. You said step sister. Step sister. I didn't hear small picking the talk I'm from background. Sorella. Yeah. Your stepbrother, uncle. What is your stepbrother? Fratellastro. Si, fratellastro. Okay. What is this? This is wife today easy. Everybody know wife now. Moglie, si. Husband now. Marito. Marita. Okay. A boy. We talk about cousins. What of children? Children. Figli. If I can get more than one baby girl, what is the Filia. Oh, it's filia. Yes. If not, like baby girls. Daughters na figli. You go use e, which is a for e. Yeah. F come Firenze, Imola, G, Gnocchi, Livorno, Imola, Empoli. Figli, daughters. Then if it can be, I guess sons. You go come be figli. Figli na sons. Figli na also children, like your children, your kids. Maybe still feeling it. Okay. Bisnonni. What did it be? Bisnonni. You've already said it. Bisnonni. Great grandfather. You said it in Italian. Okay. Okay. Parenti. What? Parenti. Parenti is our father. Relative. No, patrino. I mean stepfather. Patrino is stepfather, yeah. Relatives like parenti, you know, Italians they call them parenti. My family, yeah, your relatives, that's your parenti. Then, if they talk about like uncles, what if I don't talk on for my video, I know I did guilty of that one, but if now you don't be one uncle. Now plural, we never see the single and plural, but babene. Uncles, how you take talking? Uncles. Zio. I don't know, I'm just guessing. Zio is just one uncle. Yeah, Zio. Z. You'll be bed I. Z. Z. Yeah, that's it. Yeah, Z. If not like women, uncle. Zia. Yeah. Zia. 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 One, uncle. Zia. 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 Giusto. Che altro non abbiamo detto? Allora, chi è suocero? Il suocero chi sarebbe? Father-in-law, sì. Suocera? Mother-in-law. Giusto. I know all of them, chef. Let's be this one. Then they put in for difficulty. Allora, cognati.
In-laws. Yeah. If na cognata kuko. One in-law. Feminine. My brother-in-law. My sister-in-law. Cognato. Brother-in-law. Yeah, giusto. Quindi nonni chi sono? Genero. Like anything, gender. All together, something all together. Like gender. Yeah, it can still mean together. Yeah, it can still mean other word. No, maybe you mean like in no, generale. Generale. No, è un'altra cosa, no, non da te. Okay. Okay. What does gender mean? Gender. Okay. Okay, then we can talk about like three irregular verbs. Who go fit tell me? I know soon. I know. Watch the video. Now. Three irregular verbs. What we talk about the last time? Devere. The first one. Devere. Bere. Not the bere. Bere. Brava. Sedere. Second no. one. No. Sapere. Sedere è sapere. Okay. Sì. Bere, credere. That one is pizza. Andare. Andare. No. Andare, we did it I think last 2 weeks. Yeah. Uscire. Mm. Uscire. Brava, uscire. Cosa vuol dire uscire? Uscire. Sì. Let's go out. So go out. Go out. Okay. Yeah. Okay, let's conjugate it now. I think una don't already know what we conjugate. Yeah, making it a sentence. Okay. Not making it a sentence. Like, you need to break them down. If they talk about me, if I talk about you, if I talk about, you know, say, English, Nana, when I read, like, they teach Italian, Nana, I know, say, like, Italian language is really difficult. You know, yeah, say, like, if... Troppi verbi, mamma mia. Yeah, because that time when I come Italy, I did small. So you know to have me like that, and I still need to like blend into the system as more thing, like you will catch up immediately because you need to make friends. Now when I come to teach, and I can't really understand the Italian language is dead. Yes. That time I'm gonna say why people they talk this language they difficult. Now when I did like try them and soon I give people now and I did like mini rendo conto. And now I can't they really see, I'm saying it's difficult. I can't understand why some people don't feel understand that. Because so too many past tense for present tense. Present tense for too many these days involved. Like sometimes they go say, okay, this one has the rule. Then they go see come say exceptions did they. Sometimes it seems to go. You can't like use this. It. Sometimes yeah, go like, yeah, it's so difficult. So I don't want to blame anybody where we say it never took the fluent. Wait. On that fashion. If you come here very young, and you don't get what you they think for head. All those kinds of things. So they easier for you to learn. Okay. And the amount we say bere. No. Uscire, now we want conjugate. Sì. Era detto, uscire vuol dire to go out, io. Right? Sì. Io cosa fa? Io? Esco. You, but we try make all of us talk on the same. No, be even one after the other. But we just talk up all together. Okay, we'll just talk up in chorus. Make
other people don't go, they go avant, what should be avant, go further than the other. Okay. So if I talk io, everybody will talk waiting be like you conjugate them into io. Okay. Okay. The verb now, uscire. E abbiamo detto, uscire means to go out. Okay. Io. Esco. Okay. Tu. Esci. Ok, perfetto. Lui. Esce. Esce. Esco. Esce. Esce. Io esco. Tu esci. Lui esce. Lei esce. Lui and lei, that they always go together. Together. Ok. Noi. Usciamo. Voi uscite. Una evo the right hand, una is the right hand. If una the watch other vision and think to the right hand dance once more, then you come the do a more fed like that. Okay. Loro. Escono. Okay. Escono. Sì, giusto. Okay. Se io dovessi dire, if I should say, okay, the word now, the verb now, uscire, right? Let me try and make. I want to refer to you now. I go say, a che ora? Esci. Esci, vero? A che ora esci? Because I talk about you. Okay. I want to say as they go out around 2 in the afternoon. Io? Mio? Esco. Alle 2. Alle 2 di pomeriggio. Chi è che sta parlando? È una bambina? No! Non è bambina. Non è una bambina? No! Una voce così. You guys should put on your camera so we can know ourselves as well. We know who is talking. Yeah. Black. I don't know why. All right. But I think her name is Queen anyway. Queen? Is that star? Is that star? Yeah. Okay. Yes. And sister Esther, okay. I just say small picking day the way they give an expo. You know that is small the way they're born here, they know everything. Mama mia. Okay. I just say now small picking they give you mama expo. No, die. Okay. If I want to talk, say Sai, okay. I want to talk about Sarah now. I was talking say Sai say. You know whether Sarah Ushire and I be the verb. As if they would talk about her, what will be? Sai say Sarah. Sai say Eshi. 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 Right? Sai say Sarah. Sai say Sarah Eshi Domani. Osta Sera. Osta Sera. Sai say Sarah Eshi. Eshi. Sarah. Now would they talk about, right? It will come be Eshe. If I want to talk, if for example, now let me make Easter say, I get friends for here now. I want to ask and say, will he go out this evening? How I want to ask him. Per favore, usciamo stasera. Possiamo uscire. Possiamo uscire, correct, but it won't be present tense. We want to talk about present tense now. Usciamo stasera. Usciamo stasera. Giusto. Okay, more we talk about the other verb, which is oui. What will be the other verb? Sapere. Sapere. What will be sapere? To know. Okay. If I say I know. You sapere. Qualcuno ha detto io sapere. No. Perché non può dire io sapere? No, devo togliere.
That one is past tense, I think. Sapere tanti persone. No. That one is the past tense. No. It's not even sapere, just to know. Ascoltate. We talk se na sapere be the verb. Exactly. To know. Yes, to know something. Now, if I want to speak English now, if I talk say I to know, does it make sense? No. I know that's the same way. If I say io sapere, that's the same way. It does not make sense. Mona, they always the reason I like this. If the verb na sapere and I talk say io sapere, it be like say they talk for English say I to know. If I talk I to know, the person not going to say I be mad person. So what is going to talk? That's the same way you will not say in Italian. You will not, you can't absolutely say io sapere. No. You know, I make with the always the conjugator. When I remember io so to sai, sai lui lesa. Okay. Noi sappiamo. Loro sanno. Sanno, giusto. Ok, chi mi fa chi se la sente di fare qualche verbo, qualche frase, scusate, qualche frase, what mi frase? Chi se la sente di fare qualche frase con il verbo sapere? I can provare. Ok, anti edit. What which verb? Sapere. Sapere. Tu sai che ieri. Take your time. Let me try. Tu sai okay. Che ha piovuto ieri. Sai che ha piovuto ieri, but piovuto una notte. Antiedi don't go far. Antiedi. Auntie Eddie don't go far. That saputo say when Auntie Eddie talk now, now past tense, but she conjugates side well. But the other ones when she talk now past tense, now that Auntie Eddie Italo don't go far. We see the here. Auntie Eddie, oh, don't fly, go say this. Okay. Chi altro vuole sapere, vuole provare? Io. Fatemi provare. Sai. Try. Chi vuole provare? Tu lo sai che domani è chiesa. Esatto. Domani c'è chiesa? Sì. Okay. Domani è domenica. Can I say something? Why is it that a lot of us always use two before starting it, starting something? Like I think we must not use two in everything because Yes, because they are used to it. Okay. I said it, I think some months ago, was it my first or second live? I can't really remember. I said, okay, now Pidgin is supposed to speak, right? I don't remember. It'd be like, say, the second live, I can't tell people, say, Italian, it's not they like English, where you need to, they always, they use pronoun. When you need to always they talk, say like for instance now, I, you, she, he. No, in Italian language, you feel come on that one. Call that one, yeah. If for instance now I want now because I they talk to Nana now go always this because I want me to conjugate them. Now go always they come, they tell you say io so tu sai. But on a normal day, if I want to talk to you, sai a che ora c'è l'autobus. Mm-hmm. I don't know they ask you to say because in Italian language, you feel come on or meet others, but you don't need to they say the funny thing. One day I saw on TikTok or visto su TikTok, no? Una ragazza nigeriana ha detto ma perché l'unica cosa che sapete voi nigeriani è io. In ogni cosa mettete io. Cosa mi ha fatto ridere. Ho detto va bene, ora glielo spiego che non serve che tu metta sempre io. If you don't conjugate them already,
person where they listen to you, you know what they talk about. Yeah. You know who you they refer to. Mm-hmm. If I talk say na sappiamo cucinare, it's a lot of people they don't need to make I talk say, no. If I say sappiamo cucinare, because I don't already conjugate them well, sappiamo. Mm-hmm. They don't know M-O. Say I they talk about we. Mm-hmm. What I get. Now they learn the language, now be that one. So even though we know the language, we don't just be used to that one. They know what is second name. Yes, now because we don't see there, you know, now we don't see there. So maybe. Okay. Ritorniamo a quello che si stava facendo. Where we don't reach? We don't reach the same sapere. Sapere. Anti-edit don't like... See. Don't make sentence. So make another person try. Okay, that's fine. You okay, Palato? Okay. Sai domani è chiesa. Sì, brava. Anche lei, sì. Qualcun altro? Chi vuole provare? Sì. Don't be shy. Qualcuno provi. Provate. Voi, ragazzi, voi mi avete detto, no? Volete Zoom, così riuscite a parlare, no? E poi io anche non parlate. Come io parlo. Ok, brava. Io provo. No, io provo. Io provo. Sì, prova. Vai. Io provo. She will tell you to prova. You will say io provo. Sì, io brava. Io provo. Noi sappiamo italiano bene. Brava, sappiamo italiano bene. Sì. Noi, yeah. Sappiamo perché si riferisce a noi, giusto? Sì. Qualche altro? Qual è un'altra frase? Tu sai domani c'è cosa? C'è piova? Tu sai domani c'è piova? Piove. Tu sai domani c'è piove? No. Sai che piove domani? Sai che piove domani? Sai che piove domani? Piove, it derives from the verb piovere. Okay. Sta piovendo. Okay. Who else wants to try? Sai che piove domani, sì. Sta piovendo adesso. Da noi sta piovendo. Ah, piove da voi? Mm-hmm. Ho saputo che piove sempre. Ho saputo che in Inghilterra piove sempre. Da gennaio a dicembre piove. Oh, mamma mia. Sì. Allora non è il paese per me. No, fa schifo. Però c'è lavoro. Ok, brother Fidelis, proviamo. Dai. Sapete la stazione? Sapete dov'è la stazione? Sì, dov'è, sì. Come la stazione, sì. Giusto. Aia, prova a farne un altro. Sempre con il verbo sapere. Hai tolto l'odio. Odio. Mano, dove trovare? Brother Fidele, see the talk? You the talk, you come out the audio. Ok, come again. I said try. Prova con un'altra frase. Try with another sentence. Sempre con sapere. Io sono l'amministratore. Il mio amico sai parlare italiano. Il tuo amico sa parlare italiano? Sì, giusto. Va bene, grazie. Grazie a te. Qualcun altro? Chi ci vuole provare? Che ci prova? Lo volete provare?
so come so come sento bene. Come? So come fare capelli. Ah, sai fare i capelli? Sei una parrucchiera? Oh, e quindi chi è che sta parlando? Come ti chiami? Sappiamo che alle 5 è Zoom. Sì. Sappiamo che alle 5 c'è Zoom. Sì, ma sai ballare? Sai io? Ballare? Una frase, non vuol sì, dire lo so, che se lo so, ma io ti rispondo. Ok. Credo che io sia l'unica nera che non sappia ballare. Io non so ballare. No. No, non so ballare. Voi sapete ballare? A me piace ballare. Ah, sì? Antieri dice a lei piace. Come? Chi altro sta a ballare? Io! Ok, ma bene. Noi di colore sappiamo ballare. Ti ho detto, sarò io l'unica nera che non sappia ballare. Che ti devo dire? Non so ballare. Non so ballare. Ah, infatti mi prendono in giro, dicono che io non sappia ballare. E abbiamo fatto... noi abbiamo fatto le frasi con uscire, no? L'abbiamo fatto. Uscire. Sì, l'abbiamo fatto. Macabere. Macabere? Allora, ok. Allora, let's conjugate bere. Io? Bevo. Bevo. Tu? Bevi. Bere. Bevi. 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 Io vi ho detto... If we talk about the verb, we don't feel like they talk about bere. Ourselves or they talk about our any other person at all. If you not conjugate them, okay? It be like you talk say. You have to talk to my okay? Both of you. It's as if you are saying you to drink in English too, and in English it does not make sense. That's the same way it does not make sense in Italian language. You can't say tu bere. Okay, baby. Louis, baby, baby. Lay, we don't talk say Louis and Lay. They always say go together. Lay, baby. Noi, beviamo. Beviamo. Voi, bevete. Noi, lo bevete. Bevete. Loro, bevono. Bevono. Ok, chi ci fa qualche frase con il verbo bere? Ho bevuto ieri, non è vero? No, eh? That's past tense. No. That's past tense. You need to use present tense. Okay. Bevo acqua. Sì. Io bevo un caffè. Che bevi caffè? Ok. Io bevo un birra. Io bevo un succo. E bevi succo. Ok. Sì. Ma bevo è too easy. Una too low like because na io na it don't be easy for na. Oh, I'm gonna use another one. Noi beviamo un birra. Una birra. Perché birra na femminile. Una birra. Noi beviamo una birra. Beviamo insieme. Sì, beviamo insieme. Bevi, guarda, una few drink together. Beviamo insieme. A few drink together. What? Beviamo. Voi bevete, sì. Succo. Bevete l'acqua. Voi bevete l'acqua, hai detto? Sì. Sì, è giusto. Voi bevete l'acqua. Bevete voi l'acqua. Bevete. Bevete cosa? Latte. Bevete il latte? Latte. Voi bevete latte. Siamo di te. Loro bevono acqua. Loro bevono acqua, sì, è giusto.
Facciamole, allora le frasi facciamole più difficili. Ok. Il villaggio dopo su bebè, il villaggio dopo tocca. Smo, frase. Facciamola più difficile, vai. Giocare. Giocare? No, non stiamo facendo giocare, il verbo giocare. Stiamo... No, domani noi andiamo bere caffè a bar. Wow. Ok. Domani noi andiamo a bere caffè al bar. Va bene. Però, questo mi dice però. Però, we did talk about like present tense, right? You need to use, as you don't conjugate them now. Yes. Però now, like but. As you don't conjugate them now, we need to use. Una need to only, what thing I want from una, I don't want to make una even the one, una even they make them too hard for themselves. Present tense is not the easier. Present tense now, as we talk, say, bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevo, no? No, let that one not feel use for me, okay? All right. Okay. Siamo andati a bar a bere un cappuccino. Siamo andati a bar a bere un cappuccino. Va bene, però that's not present tense. Mm-hmm. Okay. Ah, okay, if you talk se na se a bar, aspettate. Se io dovessi dire al bar, beviamo il caffè. Present tense. Sta succedendo beviamo. Adesso. Oh, okay. Devo mettere present tense. Yeah, we need to be present. Na present tense now they do for now, okay? Okay. Devo dire che sta succedendo. Okay. Mm-hmm. Perché succede in questo momento? Because is it that present tense? Whether they is that is it happen now or they just they use in general? They just they talk with in general. Yes. Okay. For instance, I think talk say it train or parte ora. I think talk say generally the train they always they come out around 6 o'clock. Parte sempre alle sei. Okay. Present tense. Is it that you use them for situation where it happen now? No, or no. Use them for situation like generally. Like that thing they happen generally, like the thing they happen generally, like that. So you yeah, so use present tense. Yeah, from now on, even they make the thing hard for ourselves. Let me prove. Okay. Andiamo a bar per bere un birra. No. Andiamo a bar. No. Andiamo a bar. Va bene. Okay. Te potresti dire, visto che stiamo usando il verbo bere, te potresti dire sì. Va sì. Bene, andiamo ai bar. Bevere. Però bevere non esiste. Bere, non è di verbo. Bere, sì. Bere, bere. Bere, non è di verbo. Te sì. Potresti dire, siccome io ti ho detto, noi stiamo beviamo, parlando... Sì. Beviamo, vero? Hai capito? Sì. Perché stiamo sì. Parlando del presente. We talk about present. Present esatto. Tense, ok? Beviamo okay. Andiamo, you feel like, andiamo al bar e beviamo qualche caffè o che ne so, qualche birra. Beviamo. Ok? Beviamo una nugget. Dopo, ok. Esco. Mm-hmm. Bevo. Mm-hmm. Esco. Ok, potresti dire io dopo esco, maybe like if you conjugate tanto io esco a bere il caffè. Okay. Dopo esco comes from the verb uscire, no? Sì. Dopo io esco because I talk about myself a bere il caffè. Ok. Giusto? Sì. Ok. Chi altro ci prova? Provate. Abbiamo tanto abbiamo quanti minuti abbiamo? Yeah. 20. Abbiamo 13 minuti. 20 minuti. No, è 46, abbiamo 13 minuti, credo. 14 minuti.
14 minuti. Non sono brava in matematica. Siete bravi in matematica? No. Nessuno qui è bravo in matematica. Però we can calculate money. Nigerians. A me piace din din. Noi non scherziamo con il denaro. No. Con i nigeriani puoi scherzare con tutto, ma con il denaro no. Calculate money. Ok ragazzi. Allora, abbiamo finito. Everybody understand that? Ho diverso, l'avete capito? Non farete più gli errori né dire io bere. No, you can't say io bere, io sapere. You can't say that. You need to, if you're the user, you need to conjugate them, okay? You need to always the conjugate them. And you don't always need to say io or tu or. If you talk to person, like on a normal day, you know, just they walk up and then they just they say io, io, io. There was a day my brother went to the supermarket to buy a chair. I was in the car, I was watching him. He was like, he wants to buy a chair. He was demonstrating io volio. He would be bending down like this. Io volio. He was like, "Tu vuoi cosa? Io volio." He would bend down, stand up, bend down, stand up. Like, seriously. Oh my God. No, we understand. No, we understand. Io volio. He would get up, stand up, get up, stand up. Just touch what you want. Io volio, io volio, io volio. Okay, guys. Quando sono venuta in Italia, no? Io ho detto, io sono venuta in Italia giovane. Sì. Sono venuta in Italia che avevo 15 anni. E bravo. Appena arrivata, quando i miei genitori, no? Hanno un appuntamento tipo al comune, mandano me. E io non so assolutamente niente in italiano. Non so niente. E mandavano me sempre. E io quando arrivo lì, con il telefono, io ho imparato la frase puoi parlare con il mio babbo? Ho imparato solo quello. E tutte le volte quando arrivo lì, al comune, gli passo il telefono. Puoi parlare con il mio babbo? I memorize that one. Anywhere where they go, puoi parlare con il mio babbo? And some people will be like, no. Then I'll call my dad. I'll be like, you know, go carry the phone. So I don't know, as I want to express myself, then I'll come back home. So I know how difficult it is sometimes. Like if you know they hear language, it's so frustrating. Exactly. Especially if you came where you were very old, like it's so frustrating. And sapete, no? Negli altri paesi in Europa. Più o meno loro parlano inglese, però qui in Italia non capiscono tanto l'inglese. Però hanno già iniziato a insegnare inglese adesso, eh? Sì, adesso sì. Adesso sì. Sì, prima no. A scuola? Sì. Sì, a scuola. Mi sa che anche all'asilo iniziano un po'. Ah, okay. No, non è asilo, non è asilo, oh, elementari. Anche media, sì, asilo no. No, asilo. Non insegnano. È elementare. No, sono persone di tempo se non c'è asilo. Ma asilo no, asilo no. I heard something like that now they not. But there are good news, asilo. That means they just started now. Yes, because I heard something like that. Oh, before it was only media. For children, no. No, but I good news, because I speak English. Okay, yes, but most more, I heard something like that. Yes. Because it's very important. Maybe if you want to teach us. Because I speak English, now I make. Because if you go to remember. Yeah, I remember that time when I just came. If you ask them that, parli inglese? No, perché no. Non mi interessa. Like they don't have interest because they don't live here. Yeah, they tell you che sei in Italia, devi parlare in italiano. Esatto, you must. Sei in Italia, allora devi parlare in italiano. Yeah, you must. For me, it doesn't even make sense.
Some of them, they've never done their passport not to leave the country. They've always been in that country. Right. So they don't have the intent to learn English. Language. È brutto. È brutto. Invece è bello imparare altre lingue. Cioè. Mm-hmm. Sì, sì. È bello imparare altre lingue. Because now a lot of children don't work there. They only go to school there. Once they are true, they go out of the country. So now they are learning the English so that they can use it when they go out. Yes. Exactly. And as a mom, I would say like allora, il mio bambino non parla italiano. My child is like 1 year and 7 months. I've never spoken Italian to him. Never. That's good. Not even once. Learn it in school. Mm-hmm. Yeah, not even once. Because for me, it's very important. Like, for this life where we day so, it's very, very important that nobody say maybe they hear grammar of English. Like, but it's very important you can express yourself. Exactly. Because thank the world you. Of today, if you don't speak English, you are going nowhere. No, yeah, exactly. So I see some of our Nigerian people most times they tend to like speak Italian. So they only speak Italian, and they don't know how to speak Italian. They speak bad Italian, but like most of them say they are learning the Italian from their children, from their, so that's their why they children. Speak Italian language to their children so that they can understand more. Però c'è la scuola, no? Dove puoi andare a imparare la lingua. Non ha senso. Non ha senso. Perché secondo me... In Nigeria, nobody can communicate with them because of Italian language. When they are talking, they're like, what are you saying? But since they say speak English, when they speak English, people would turn like, wow. Where is that coming from, you know? Italian is good, but learn it's good to learn other languages, but it's also good like we even if it's not if you don't even know how to speak English, it's just better you teach your child your dialect. For me, do you know that children, if you take them from one country to another, different language, immediately they get there, they will pick up immediately. They will learn fast. Yes, okay, guys, chiacchieriamo. No, we just, però chiacchieriamo in italiano. Va bene. Allora, io... You know, I still speak, okay, please. You know, I don't have to talk. Some of our Nigerian people, they get most problem. Maybe some children, they speak broken. Now, we'll be laughing that Pekin. That Pekin don't go like what? To speak English again. And it's very, very bad. We know most we even there in Nigeria. When we there in Nigeria, now broken most of us they speak. Some teachers for years now they're going to speak broken, but people go to lab there. But they are much better than people when not even know. Come, you tell your picking make it come. You don't even know what it that they come. Sit down. But, you don't even know what it they but come. But seriously, if you are a mother, It's very odd to speak pidgin English for a child. Very, very odd. For me, like I can't just sit down now and be saying, go bring that thing. Come. Like, no, it doesn't happen. You know, it's also depends. You are saying they learn now by yourself. Oh, wait, ragazzi, abbiamo detto chiacchieriamo in italiano. Siamo chiacchieriamo in italiano. Allora, secondo me, in my opinion, se tu come madre capisci solo pidgin, allora parli in pidgin a tuo bambino. Se capisci tu solo pidgin. Cioè, io preferisco, no? Parlare il mio dialetto. Questo è dialetto, dialect. La madre lingua. Sì. If, for instance, ad esempio, non sapessi neanche parlare in inglese, parlo nel mio dialetto a mio figlio. È molto importante, secondo me, trasmettere qualcosa della tua cultura al tuo bambino. Perché parlare di un'altra lingua che comunque, quando quel bambino va a scuola, sente quella lingua uguale? Cioè, che senso ha? Che senso ha? Io parlo italiano, va a scuola, sente italiano. I bambini stanno a scuola più
che stanno a casa, imparano di più a scuola. Appunto, allora, quindi quel poco tempo che sta con te, perché non gli insegni la tua di lingua? Scusami, inglese, perché gli devi parlare? If they even say they talk about like people way, and I see a lot of my age group, we be like we don't born. Most of them are trying. Now we can't even they try pass our mama generation. Our mama generation that they form Italo, they are always like loro parlano sempre in italiano, cercano di parlare in italiano ai bambini. Ma noi di questa generazione stiamo dicendo no. Noi parliamo o in inglese o parliamo in dialetto. Io ad esempio a mio bambino io parlo in inglese, ma mio marito è Ivo. Lui parla in Ivo. Quindi quando lui parla Ivo, il mio bambino non capisce. Quando io gli parlo inglese, okay, io non parlo Ivo, non sono Ivo. Infatti, la più di... Da dove tu vieni? Io sono Esa. Ah. In Nigeria. Io sono Esa, yeah. E ad esempio, il mio bambino una volta mi ha detto qualcosa in Ivo, ma io non ho capito. Io non ho capito, sono andata dai babbo, gli ho detto che cosa mi sta dicendo, il suo babbo ha detto ah, ti sta dicendo che è caldo. He told me oku. I was like what's that? I went to his dad, il suo babbo mi ha detto vuol dire che l'acqua è caldo, perché gli stavo facendo la doccia e lui mi ha fatto mamma oku. Io sono andata dai babbo e il babbo ha detto vuol dire di water is hot. Ah, ok. Quindi secondo me è importante. Sì, è molto importante. L'inglese è anche lingua. Sì, è importante l'inglese. L'inglese è molto importante, più di pidgin English. Sì, perché pidgin English poche persone capiscono. Speak anything at all. You tell me Parlate in italiano. È tuo figlio, puoi fare come vuole, nessuno ti dice. Noi siamo qua per imparare. State fermi. Uno alla volta. Parla in italiano. Parla in italiano. Chiacchieriamo, però chiacchieriamo in italiano. Come? No, why would they call it talk with you? You don't want to say you tell him va bene. No, you say you must speak in Italian. No, you don't know. I can't understand it. No, parla in italiano. Parla in italiano. Cama. Mamma mia. Il paese che capisci. Non capisco. Ma va bene, parli, parla good English a tuoi figli, perché vai a altri paesi, è più facile per a comunicare a altri, altri persone. Agente, ma pidgin English è una lingua che è brutto. Sono perché è brutto? No, non è brutto. Sono perché africano che parla africano. È solo nigeriani che capisce quella. No, non solo nigeriani, Anche ghanese. Anche camerunesi, mi sa, Anche Camerun che parli questa lingua, sai? Ma ok, no. Io con mia famiglia va in Nigeria adesso, ad esempio, mio bimbo arriva in Nigeria, parla pidgin English, qualcuno che viene da abroad, va in Ok, vi faccio una domanda, ok. Se voi dite no, è brutto pidgin English,
che una madre, no, non dovrebbe parlare pidgin al proprio figlio. Ma se quella madre non sa inglese, come fa? E cosa deve parlare? Deve mettere cartoon, quella di inglese a bambini. No, sta dicendo come riesco a comunicare con suo figlio, sta dicendo. Speak and jaga they go understand them. Okay. No. Allora te preferisci che questa madre parli in un modo sbagliato, cioè anche se l'inglese non è giusto, è meglio parlare quell'inglese non giusto che pidgin. Pidgin è così male. Speaking Italian language, that is not correct. Our children correct us. Let me tell you something. Parla in italiano. I don't care about myself like that. Parla in italiano. Devi provare a parlare in italiano. No, devi parlare in italiano. Because we did Italian class. We don't do exercise when we're supposed to finish. This one, another exercise. Adesso deve, sì, deve usarlo. Chiacchieriamo, sì. Va bene. Quando la madre parla italiano, quale che non vero, sai che pidgin. La bimba dire, mamma, non vero, non giusto. Italiano non è vero, non vero. Anche okay, inglese, quando tu parli inglese con tua figli, anche quello corrotto, anche quello che non è corretto, the children will understand. In as far as they are watching cartoon, loro sanno. Ok. Perché io ho una famiglia. Wait now. Ok, se ho capito bene, sì. Secondo te, anche se una madre non sa parlare in inglese, è meglio che parli... così a vuoto. Io ho una famiglia, invece di parlare in pidgin, ho una famiglia, la mamma parli bene pidgin, anche papà loro parli bene inglese, ma loro parla come voi a bambini anche inglese jaga anyhow, ma the children capisci molto bene inglese, perché la bambina ma te stai dicendo c'è il cartone, no? Mica i bambini stanno tutti i giorni a guardare il cartone, vanno a scuola. A scuola? Più tempo a scuola che a casa. It doesn't matter. If you want to... Okay. Please let us stop arguments. Please let us face what we're about to do, please. It's very important. Let's forget the argument, please. Lei ha detto per chiacchierare, ma che qualche minuto. No, bros, abbiamo ma finito. Solo che voglio che noi parliamo in italiano, così impariamo, sì, e non in inglese. Sì, capito? Se sì, parlate in inglese, loro non hanno capito. Allora, litigare. Bros, il coso era, allora, abbiamo finito i verbi di oggi, abbiamo finito quello che abbiamo fatto oggi, no? Io avevo detto... Usiamo gli ultimi minuti a chiacchierare un po'. Non ho detto stiamo agitando, stanno litigando. No. Non è questo. Dobbiamo usare l'italiano che impariamo a comunicare. E io vi ho chiesto il vostro parere. What is the parere? Opinion. Ho chiesto il vostro parere su questa cosa qui. Secondo voi va bene che e io voglio un parere di un maschio ora. Le donne hanno parlato, sai, le donne stanno a litigare sempre. Una minima cosa stanno già litigando. Invece gli uomini sono più calmi. Ora voglio un parere di un uomo. I want the opinion of a man. Avete sentito quello che ha detto quella signora, no? Ha detto anche se te come genitore, no? Anche se non sai parlare in inglese, anche non lo sai parlare bene, è meglio che parli così. A caso. Sì. Secondo voi è giusto? Io non voglio più le femmine sono sempre a litigare. Voglio un parere di un maschio. Okay. Cosa avete da dire, maschi? I maschi non vogliono parlare, non vi interessa? No.
interessa. E Masca ha detto, continuiamo a fare quello che si faceva prima. Ok. Guys, in realtà il tempo è finito. Va bene. Per oggi abbiamo fatto. Donne, non dovete litigare. Si stava parlando e basta. Vi siete agitati. Sai che qui in Inghilterra, quando noi parliamo di colore, parliamo, loro pensano che stiamo litigando. Io dico, no, in nigeriano. Sì, perché abbiamo la voce bassa. Sì, si dice, abbassate la voce. No, non stiamo litigando. Siamo così. Siamo così, non posso cambiare. È così. Ok, voi avete visto, abbiamo parlato dei nostri parenti, abbiamo parlato di tre verbi irregolari di cui abbiamo parlato nel nostro video di YouTube. C'è qualche domanda? Prima sì. Di chiudere? Sì. Qual è la domanda? Posso avere questa lesione per due giorni in settimana? Posso? Ma te intendi lezione privata? Scusa? Te intendi lezione privata? No, sta chiedendo se puoi avere questa lezione due volte a settimana. Sì, sì. Ora ha spiegato due volte a settimana. No, no, per ora non posso perché io perché la bambina. Mm-hmm. Io ho il lavoro, ho la famiglia, ho un bambino. Per ora non posso. Capito? Lavoro da lunedì a venerdì. Sabato faccio questo, faccio i video su YouTube. Ho solo la domenica per stare con il bambino. Quindi non posso anche fare un altro video domenica, se no non ho veramente più tempo. Quindi per ora faccio una volta a settimana. Poi vedremo nel futuro. Ok? Sì. Solo sabato? Sì, per ora solo sabato. Facciamo tipo... alle 4 di pomeriggio su Facebook, alle 5, poi dalle 5 veniamo qui su Zoom. Perché abbiamo fatto così? Perché l'ultima volta che abbiamo provato, no? A fare solo Zoom, la gente di Facebook si è arrabbiato dicendo che praticamente loro non riescono a seguire e loro non riescono ad accedere su Zoom. Ok. Ok? È per quello che l'ho diviso, ho fatto. Vabbè, chi non riesce a venire su Zoom, faccia su Facebook. Sì, quello di Facebook ho perso perché noi siamo un'ora avanti. Sono dimenticato, è per quello che non ero su Facebook quando vivo lì. Ah, ok, vabbè. Allora, quindi, non importa. Alle 4, dalle qui. 4... Da noi. No, dalle 4 fino alle 5 su Facebook. Dalle 3. Mm-hmm. Quindi Zoom è dalle 5 fino alle 6. Capito? Sì. Mm-mm. Altre domande? Come? Avete altre domande? Ma comunque ho visto che no, su Zoom sono in ritardo. Ah, ma te sei venuto ora? Mi dispiace. From iPhone to something? Ho visto su Zoom, no? I maschi non parlano mai. Siamo solo noi femmine a parlare sempre. Forse devo avere privato con loro, così loro possono parlare. Italia lingua molto difficile, non facile. Piano. Maschi, perché su Zoom non parlate mai? Dai, i maschi non piace essere sbagliati. Quello lì non mi piace. Sì. È per questo? Ha ragione, sta Edith? Non posso maschi, fare... Maschi, ha ragione? Freezer. Come? Non posso fare Freezer. Non puoi fare? Freezer. Cosa vuol dire? Freezer? Freezy. Freeze. Frase. Ah, ok, frase. Lo puoi fare ora prima di chiudere? No, sta dicendo che loro non gli piace fare le frasi. Ah, ok, non gli piace. Ah,
ok. No, lasciamo rispondere loro. Io ho visto Oboria. Oboria. Bros, are you Esan? Ha alzato le mani. Sì, ha alzato le mani. Bros, are you Esan? Mi senti? My jacket. Unmute yourself. Ha alzato le mani, però non parli. Guarda. Bros, we can't hear you. Oboro Peter. I think he's the same man that always comments on my YouTube videos, right? Am I mistaken? I can't hear you. Vai controllare. Scusa, per favore. Come si dice phrase in italiano? Frase. Frase. Sentence. Frase. Sentence is not frase. Sentence. Only one frase. Okay, frase. Okay, sentence. No, frase. Sentence is frase. Okay, that is a singular and plural. Yeah, singular and plural. But we never do that one. So you can make a mistake. I can pardon you for that one. Only when I don't go, if you pardon you, if our verb, what would they do? You go see mistake and to conjugate them. Mm-hmm. That one, will keep blaming you. The language is not easy. Sai che anche gli italiani si prendono F nelle verifiche perché c'è troppi verbi. C'è troppi verbi. Io ti dirò. Allora, sai quando si andava a scuola, no? Quando facevo le superiori, voi capite, no? Sono troppo veloci. No, capito. Quando facevo le superiori, no? E a quell'epoca io non sapevo neanche tanto bene l'italiano perché sono arrivata da poco. Gli italiani vengono da me e mi dicono: ma questa cosa come si dice? Io dico: ma che ne so io? Sì. A volte ti fanno: ma secondo te si dice così? Io: che ne so, è la tua lingua. Quindi per dirti, non è difficile solo per te. Anche per gli italiani. Sì, a parlare con loro. Anche a scrivere. Anche a scrivere. Loro sbagliano tante volte anche a scrivere. Sì. Quindi non sbagliamo solo noi che siamo stranieri. Ah. Anche loro sbagliano a scrivere. Sai che se sai scrivere, riesco a pronunciare bene. Perché lo sai come scrivere. Esatto. Ma tante persone sanno scrivere, ma si vergognano a parlare. Invece è importante parlare. Se non parli, come può correggerti qualcuno? Non puoi neanche sapere dove stai sbagliando. Chi è andato a scuola a fare interrogazione davanti alla classe non si vergognano, no. Ma te hai fatto la scuola in Italia? Sì, poco. Sì, ho fatto. La terza media? Terza media, seconda e terza media e prima superiore, però sono andata lì non per studiare, perché non volevo studiare, non volevo studiare, però con l'età che sono venuta lì ero più grande, però da loro sono più giovane, capito? Sembri piccola rispetto alla tua età. Sì. Io ho fatto una domanda. Io ho detto: maschi su Zoom, perché non parlate mai? Cosa è successo? Non so che cosa è successo, ragazzi. E Rosso, Week our friend is not around, the one that spoke last week. Right, that's true. Rosso Morugli. Rosso Morugli, we miss you today. That's true. It's the only main student that always spoke. Bros, Oboro Peter. Bros, raise the hand up since. Come tell Bros, say, Bros, you fit talk. Bros, no great talk again. Another brother before. He talks with the litigare. A lot of fun. Okay. Another Bros again. He does say, but we'll continue with where we stop. But I can say now, okay, bros, may we talk now. We amen. Loro non ci sono più, loro sono spariti. Do you have a lot of male followers? Do you know on YouTube mi dicono che mi guardano più maschi che le femmine?
su YouTube, però ragazzi, mi sta piangendo il mio bambino, devo andare. Alla prossima. Va bene. Ciao. Buon domenica. Buona domenica. Grazie ragazzi. Grazie, anche a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ci vediamo ciao. Sabato. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.